Salve a tutti, Ricciolino. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Dove? Dove? Sul mio canale, non quello di un'altra persona. Mio canale, dove c'è la mia faccia. Io sto cercando di sembrare meno morta perché oggi non, così, oggi non va tanto bene. No, allora, partiamo subito male. Partiamo subito male. A bomba, allora, si sta caricando. Controllo se si caricano batterie. Io sono giusto, make parties. Vivo ad Amsterdam e oggi c'è quasi sole alternato da nubi. Allora, di cosa facciamo oggi? Cosa? Nel Telegram group. Ah, poi vedevo di sta cosa. Allora, praticamente io seguo anche persone intelligenti su TikTok. E c'è questa teacher, English teacher, vabbè, sposata con un italiano, ma lei è americana. E niente, quindi spiegava che quando tu stai parlando italiano è normale che questo sempre per chi, che ne so, è molto bravo a parlare in inglese, madrelingua, queste robe qui. È normale che tu non è che mentre stai a dire ah, allora perché sono andata qua, poi che ne so, devi dire una parola in inglese e la dici nella pronuncia perfetta di come la diresti parlando nell'altra lingua. Perché praticamente quando tu parli italiano, quando tu parli inglese, c'è proprio la muscolatura, come si muove la bocca, cambia. E quindi il cervello, capito? Tu parli English, no, fa swine was for a long, e c'hai questo movimento. Quindi c'è normale che se io faccio swa e poi devo dire bruschetta, non dico bruschetta, dirò bruschetta, perché sta in questo mood. Stessa cosa italiano, parola inglese. So, computer, non è che dici computer, non è che dici, che ne so, support with the killer. No, dici computer, sono andato a prendere, che ne so, quel tablet, beh, il romano, la lingua marrone di caffè. Ah, ma guarda come cominciamo bene con la follia, che divampa. E dilaga e quindi niente, molto interesting questa cosa. Oggi andremo a fare un trucco elettrico, vuol di niente perché nel Telegram group dovevamo decidere il make up contest. Allora c'erano le varie opzioni, ovviamente la più assurda vince sempre e di solito ce la metto io questa volta. L'ha proposta la nostra cara amica Erika, che voglio vedere se cioè, ancora non ha mandato la foto, voglio vedere voglio, quando sto registrando questo video, quando uscirà sicuramente avremo tutto. Quindi, make-up elettrico, che vuol dire un po' tutto e un po' niente fondamentalmente? Io volevo fare una cosa molto easy, semplice, blanda, un po' perché questa settimana proprio non c'ho tempo, non c'ho modo, così. Però poi ho detto, vabbè, poi va, faccio brutta figura, poi la gente che pensa, dice, ah, ma questa fa make up artist e poi se fa il trucco, ah, va, sempre le stesse cose. Ho detto, vabbè, facciamo qualcosa di particolare, che non è detto che riesca però. Tanto ci puliamo il nasino, che non fa mai male. E il brand che andremo a utilizzare oggi è Clarity Cosmetics. Allora, questo brand ovviamente è reperibile qualcosa su Monolith, se no sito ufficiale, però è quello americano e quindi dogana. E in più ha le cialde molto delicate, molto. Allora, io di questo brand c'ho parecchie palette. Allora, quelle che sono rimaste. Poi capirete, eh? Sono la Evil Mermaid, che è questa meraviglia qui, la Safari, che è quest'altra meraviglia qui, e poi la Lily Croc e Apocalypse, che però in un momento di follia ho depottato, e quindi qui ci sono tutte le shade shimmer di queste tre palette e qui ci sono tutti i matterelli. Eccoli qua. Questo mi si è sminchiato perché prelevando la cialda col magnete, questo ombretto praticamente si è attaccato al magnete. Io così, oh, che ci sta il metallo dentro.
niente, quindi questi sono i colori con cui andremo ad operare. Ne abbiamo un bel po', quindi abbiamo tanta scelta. Però, quindi, visto che andremo a fare una cosa abbastanza particolare, io direi di andare a cominciare e faremo un occhio solo, perché già ho buttato 10 minuti qua del tempo a dire minchiate. Quindi faremo un occhio solo e poi all'improvviso, alla fine, wow, tutti e due gli occhi. Allora, innanzitutto mi raccomando, se non siete iscritti al canale, due domande me le farei. E mi darei una risposta. Iscrivetevi. Se siete iscritti, meglio così. Gruppo Telegram, se non siete iscritti, ma perché? Cioè, alla fine ci divertiamo, nessuno vi giudica, nessuno, parliamo di tante cosine carine. Cioè, voi dovete considerarlo come un posto dove ci sono tante persone appassionate come voi di make-up. E questo è quanto. Sto mettendo questa base, questo concealer che penso un po' anziano, devo dire la verità, e quindi è venuto il momento di usarlo. Ma non puzza manco tanto, puzzano più quei cose dei de Maybelline e di whatever, di L'Oreal. Allora, perché voglio andare. Voglio andare. Voglio andare un po' a far uscire, a rendere un po' più vibrante il colore senza andare per forza a fa tono su tono. Allora, sicuramente utilizzerò questi verdi, poi sicuramente utilizzerò forse quel. Fammi vedere qua che non mi ricordo più che ci sta. No. Allora, quindi sicuramente utilizzerò questi verdi e questi verdi, questi qui. E poi, secondo momento, questo, forse anche questo, e poi il coso. Vabbè, tutto molto chiaro e chiarissimo. Allora, ma che cosa andiamo a. Che cosa parliamo? Che cosa parliamo oggi? Allora, visto che potrei anche stare zitta e farvi vedere. Dici, beh, zitta, come dire, sarebbe il caso, no? Che ogni tanto ti zittassi. E invece io voglio parlare degli ombretti in crema. Visto che mo' è uscita la. Ah no, però aspetta, fatemi finire prima il discorso di Clarity. Allora, Clarity, che cosa Clarity? Perché andrò a usare Clarity? Perché praticamente da poco sulla pagina del brand è uscita sta roba, sto post dove diceva appunto. Stiamo cercando nuovi PR, nuovi volti, nuove persone per far provare insomma, no, per far provare il brand, per inserirle nel nostro bla bla bla. E quindi io ho detto: ma chi te manna? Cioè, magari, raga, magari. Ma non perché, cioè, voi la sapete come. Io la penso al riguardo, cioè a me non me ne frega niente dei prodotti, cioè avere i prodotti gratis, ma chi se ne fotte, no? Cioè io, come dire, io mi compro quello che voglio, non sono una bambina di 15 anni che ha bisogno del trucco gratis perché non se lo può permettere, perché non con la paghetta non riesce a comprarsi tutto il make-up che vede sui social, no? Non me ne frega niente, però avere la possibilità di provare questi indie brand, che poi tra l'altro questo che in particolare mi piace molto, come dire, sarebbe una gran cosa, no? Noi che siamo amanti
di palette, noi amatori di palette, ma io perché ho usato lo stesso pennello? Io mi chiedo perché. E quindi mi è venuto lo schiribizzo di usare questo brand. Questa era la grande spiegazione. La grande spiegazione. E allora, invece, gli ombretti in crema. Allora, è uscita la palettina di, come si chiama? Huda, no? E ha fatto questa palette di questi ombretti in crema, ma in realtà sono dei cream to powder così immediati che in realtà, almeno per quello che ho visto, c'è poco di veramente cremoso. Allora, io da quello che ho capito, perché purtroppo non ho avuto la possibilità di toccarla, però da quello che ho visto sembra come gli ombretti, quelli tipo i fard cotti, no? Nel senso che tu lo tocchi ed è così setoso che sembra in crema. Poi dopo lo metti e si sfuma benissimo, però non è cremoso, cioè capito? Non è come per esempio il bronzer, anche il bronzer in cream to powder o il blush. Comunque senti un po' quella crema, vabbè, insomma, comunque mi sembrano asciutti, no? Quindi, mi sembrano come questi di Danessa, che adesso vi faccio vedere. Allora, che ce l'ho qui proprio qui che stavo pulendo le palette. Allora, questa di Danessa, eccola qua, quella bastarda ha fatto uscire anche dei toni rosati. Allora, c'ha queste cialde grandi che sono appunto questo. Aspetta, proviamo questa, no? Questo cream to powder, cioè tu lo tocchi, sembra crema, ma sembra crema liscia, e poi, cioè, capite? Cioè, è diventata polvere e si è fissata. La magia. E secondo me lei vuole andare in questa direzione. Quindi la domanda poi che mi è stata fatta è: sì, vabbè, Giù, ma tutto molto bello, e ombretti in crema e tutto quanto. Io controllo il microfono. Voi vedete, sì? Qua è successo il fattaccio. Questo concealer è troppo liquidino. Non va bene per base. Lo dovevi sapere, Giusy, lo dovevi sapere. Vabbè, fatto sta che giustamente dice, vabbè, Giusy, ma no. Ma perché si usano questi ombretti in crema? Vabbè, in realtà non è che è così una novità, no? Io mi ricordo pure Kiko faceva questi ombretti molto, che sembravano quasi una crema. Vabbè, comunque, perché si usano? Perché lo uso io è un conto. Diciamo che la persona, l'acquirente, perché dovrebbe usare? Per l'immediatezza, io credo. Per il fatto che tu veramente col dito tu lo prendi, lo metti e ci vuole un secondo per stenderlo e sta lì. Io credo sia questo. Se si vuole, nel caso di questa palette, nel caso degli ombretti in crema in generale, dipende da quello che tu devi fare, perché se ti serve un ombretto in crema da usare come base per poi sopra andare a fare altre cose, ovviamente che se prendi un ombretto secco che si asciuga e diventa quasi come un ombretto liquido,
e hai in più una palpebra secca, stai sicuro che questo lavoro non lo puoi fare. Quindi c'è, cioè, sempre anche lì cosa devi fare, che occhio hai, che pelle hai, cosa fai durante la giornata, che ti devi fare un sacco di domande prima di decidere che prodotto nuovo puoi prendere per migliorare la tua prestazione make-up, no? Poi anche lì, cioè, perché uno dovrebbe, capito, passare dal mettersi l'ombretto? Sto parlando delle persone proprio, no, la maggior parte delle persone, perché io dovrei passare dal mettermi lo shimmerino, un nudino così, a dover prendere una palette in crema che poi magari devo fare due passaggi o non lo so come fare, non, capito? E secondo me anche lì, le persone, ma giustamente a cui è stata mandata la palette, non hanno queste risposte perché, anche per come si truccano loro, non hanno bisogno di dare risposte del genere. Vabbè, io mi sto intortando in questa torta. Poi invece se sei una make-up addicted, make-up così, dici, ma io devo fare, mi piace provare, mi piace fare, mi piace di, mi piace fa, allora beh certo lì è un altro discorso e lì ecco, cioè sicuramente avrai, come dire, studiato un po' più la situazione e ti saprai regolare di conseguenza. E allora io devo tagliare questa grease, regà, devo tagliarla. Come si fa? Come si va a tagliare sta grease? A chi la vogliamo mettere nome? Mi serve un. Mi serve un. Mi serve, sto usando quest'acqua micellare. Essendo un po' più gelosa, mi permette di andare un po' a lavorare l'acqua micellare. Comunque non mi sembrano, ecco, queste diuda non mi sembrano delle palette in crema che vanno utilizzate come base cremosa su cui poi andare a fare un lavoro. Mi sembrano molto asciutte, pensate proprio per velocità, cioè io vado, metto e ciao, e se siamo visti. Anche quella di Danessa è così, infatti è utilizzabile anche per il viso. Ecco qua, pulito. Pulito come prima, più di prima. Allora, a questo punto io devo andare a rimettere il concealer, il signor concealer. Siamo sempre questo bianco perché ormai amo fatto. Comunque è quasi fatto, Erika. Non è nulla di. Invece, se cercate paletti in crema da usare come base su cui andare a giocare, quella di Mitchell, quella che al momento secondo me è la migliore in commercio, però ecco, come base uno può usare anche un eyeliner in pot, può usare anche una matita, dipende sempre che palpebra hai, che devi fare. E purtroppo non esistono soluzioni universali.
perché noi non siamo tutti uguali, non siamo uguali nemmeno a due a due. E quindi si può fare una stima, diciamo, la maggior parte delle persone va bene, però può capitare che per te non va bene uguale. Può succedere, eh? Può succedere. E devo prendere un altro mat, prendere questo qua più chiaro. Che idea. Intanto la lavatrice ha fatto beep, quindi devo mettere la roba in asciugatrice. Allora, parliamo un po' delle polveri di questa palette. Allora, i matte sono molto sono spolveroni, quindi a me non dà fastidio, sì, ho capito, lavatrice. È molto chiaro, l'avevo capito anche prima, ti dirò che l'avevo capito anche prima. A me non dispiace che spolveri, perché appunto mi piace questo rilascio di pigmento. Per chi già è dentro l'indie brand, può assomigliare un po' alla formula dei matte di Glam Shop e anche io ho la piccola di Shroud Cosmetics, quella anche ai matte sono molto simili a questi qua. Però io devo dire che questi indie brand non sono proprio costanti, eh? Cioè è veramente che ogni palette può andare in una direzione diversa. Adesso hanno cambiato anche, come si dice? Non fanno più queste qua così grandi con le cialde grandi, ma le fanno più piccoline con le cialde quadrate, quindi sicuramente più affordabile. Allora, io adesso devo fare sta cosa, devo fare così, quindi qua devo coprire ancora, vi faccio vedere. Allora, io devo fare una specie di eyeliner. E dentro questo eyeliner io ci devo mettere lo shimmer. Faccio vedere, eh? Sto scurendo. Allora io devo fare sta eyeliner, quindi lo devo fare così grosso. Aspetta. Dentro, quindi devo pulire qui, lo so, sembrava meglio prima, e invece qui dentro ci devo mettere, capito com'è, però si deve vedere, quindi questo è difficile, difficile perché un po' di pellicchia qua, un po' di pellecchietta. Però io quasi quasi non andrei a pulire, ma ci vado direttamente a mettere il glitter primer. Lo metto qui. Ma come ti vengono queste idee malsane? Allora, perché il mio amico è Pinterest e
Io scrivo su Pinterest make up folly e lui mi aiuta. Quindi adesso con, non so come, con questo, sì, con questo, con un'altra mano prendo il mio primer glitter e lo vado a mettere proprio lì, proprio qui, in questo robo. Speriamo di riuscire nell'intento. Quanti pennelli hai sporcato? 45. Ecco qua. Boh. Che mi vado a mettere in queste situazioni? Situazioni. Vabbè, tanto qua poi pulisco. Allora, adesso. Dobbiamo pregare. Allora, quello che voglio andare a mettere qui dentro è questo qua. Un duo. Non lo so questo. Non mi ricordo se è un. Ma è bello che speriamo che si veda qualcosa. Speriamo, noi speriamo, Come faccio? Non lo so. Come faccio? Non lo so. Prendo un altro pennellino e niente. O la va o la peppa. O la va o la va. Comunque devo fare il video dove non parlo. Che secondo me molti potrebbero trarne sollievo. Sono stanca che le mie facce siano sempre. No, quindi possono essere usate per scopi lugubri. E allora faccio. Ok, sta andando, eh. Sta andando. Dove sta andando? Non lo so. Ok, tutto qui pulisco. Cioè, raga, devo fare lo stesso dall'altro occhio. Stiamo scherzando. Ma scherziamo. Ok. Io non so se voi vedete. Non lo so se voi vedete, se voi capite la bellezza. Se dovevo. Il problema è che io qua c'ho un sacco di pellicchia, se no, altrimenti era bello farlo anche da qui giù. Però. Dai, soddisfatta abbastanza. Bene, allora, insomma, vi ho fatto una capoccia così. Adesso vado a fare l'altro occhio, pulisco, mi lavo e ci salutiamo col make-up finito, così che possiate vedere anche il make-up delle altre ragazze. Cioè, cacchio, 28 minuti, mi dispiace. Ciao. Bene, ragazzi, trucco finito, make-up base registrato. Che dite? Come on, Vogue. E niente, questo sempre trucco da domenica quando a messa. Tutto a posto, raga, tutto a posto. Direi quest'occhio ovviamente è un po' diverso. Già ho detto anche nell'altro video. E niente, perché queste cose si fanno passo passo, ambo i lati, altrimenti è così. E quindi io vi ringrazio di avermi, insomma, sopportato fin qui. Di seguito le altre girls e che amo. Che adoro, amo. I love you girls. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, fate bene, ma non troppo, che la vita è un mozzico. Zoom, zoomalo.